Capitan di Salsi, un'altra sconfitta. Sì, questa volta special. Potevamo giocare la vittoria molto meglio. So che abbiamo alternato momenti belli, diciamo, che abbiamo giocato bene. Errori assurdi. Prima io ho mangiato un bel po' di gol, ho provocato anche due gol che abbiamo preso. Dovevo cercare di eliminare questi errori. Poi come squadra alla fine ci siamo. Era la prima volta che giocavo in otto, quindi dobbiamo sistemarci bene, perché nel primo tempo completo abbiamo fatto un modo, secondo tempo era un altro. E niente. Cosa c'è da migliorare? Dobbiamo essere più concentrati e capire perché all'inizio prendiamo sempre gol, prima che, cioè, tipo non tocchiamo palla agli attaccanti e prendiamo gol. Quindi magari si pensa di mettere due difensori all'inizio, così magari tanto per... Boh, non lo so, non lo vedere. Chi c'è da salvare oggi nei Brasileiros? Chi c'è da salvare? Il portiere ha giocato bene. Mio fratello ha fatto... Mi ha prendizzato, ha fatto vedere belle cose, ha pure fatto l'autogol, purtroppo. Gabriele Viola ha giocato pure bene. Anche Gardella ha fatto belle cose. Prossimo turno dell'Lions, come la vedi? Non ho la più idea di chi siano, ex Benfica. Benfica. Faceva pure Leone dell'Lions. Esatto, giocava Leone. C'è il recupero, Bianco, Marranca. Vabbè, ma li conosco. Li conoscerete la prossima volta. Credo di aver capito che siamo abbastanza favoriti, quindi comunque giocheremo come cerchiamo di giocare ogni partita. Ho capito. Va bene, ti ringrazio, ti do alla prossima. Okay. Ciao ciao. Freschi freschi special 5. Dico, no, dico appena usciti dal campo, 7-3, bella vittoria oggi degli special. Ma di cosa? Seconda vittoria consecutiva. È la prima volta che ci ha mettendo vittorie di fila, buon auspicio. No, c'è anche Fazio qui tra di noi. Sa perché? La mia presenza a Palermo porta fortuna. Sì, infatti. Allora vediamo sabato prossimo, non c'è, quindi vedremo. Ci dà un mio cartellone. Allora, questa bella vittoria, com'è andata, dai? No, è faticata però. Infatti, nonostante il risultato è un po' bugiardo, perché è stata comunque combattuta, meritata ma combattuta. Non dico che ci potevo uscire. Complimenti agli avversari. No, infatti, comunque. Erasmo, non ti inserire l'intervista. No, comunque, non una buona squadra. Sicuramente è più faticosa come partita quella di oggi che quella della scorsa settimana, senza nulla togliere a quelli della scorsa settimana, che ringraziamo per il risultato contro i The Lions. Grandissimo. Togliete punti alle nostre rivali, bravi, bravi. E vabbè. Sempre che non siano loro i nostri rivali. No. Aura. Devo andare a commentare. No, diciamo una bella vittoria, seconda vittoria consecutiva. Adesso ci sarà l'esame Real Menabrea. Che cosa sono? È un'altra squadra che gioca in campo di Serie B. Che hanno fatto? Per la cronaca, CS di Miceli. Miceli rischia l'esonero, la panchina di Miceli traballa. È una sconfitta, un pareggio. Miceli non mangia il panettone, la Martorana. Quanto la Martorana. E anche l'arancina. Né cucina, né niente, tutti quelli tavolo di niente. Però perdeva 3-0 e poi 6-6. Carattere di Miceli. Però... Mannaggia questi special fire. Ma è lui, allora Miceli io specifico. Con chi siamo la prossima? Sì. Real Menabrea. E che hanno fatto? Devono giocare adesso. Allora, chi sono? Andiamo a vedere. È la squadra di Vaccaro che l'altra volta ha vinto contro gli Sporting Maria. Chi non lo conosce? Vabbè, ragazzi. Porca miseria. Comunque, ragazzi, ci vediamo alla prossima. È uscito un comunque bellissimo. Vabbè, alla prossima. Ciao.